tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Fiona e oggi vi voglio parlare di questo. No, no, in realtà non è solo un telecomando. Voglio parlarvi di tutta la TV gestita da questo telecomando. Ecco, intanto amici di Sony, volevo solo dirvi che ho bisogno di un riscatto per ridarvelo, perché io non voglio più ridarvela indietro questa Sony Bravia XD93 da 65 pollici. È fighissima, mi sta piacendo un sacco. La sto utilizzando più o meno da 3-4 settimane e devo dire che è una roba spaziale, cioè giocare ai videogiochi su 65 pollici è la fine del mondo. Il TV Sony Bravia XD93, che è alloggiato qui nel mio salotto, che dopo vi faccio vedere più da vicino, è un TV con pannello LCD Edge LED 4K HDR. Ho detto un sacco di sigle che non si sa che cosa siano. Va bene, LCD fin lì ci siamo tutti, sappiamo che cos'è. Edge LED cosa significa? Significa che le lampade che sono posizionate all'interno del TV le troverete sulla parte laterale, quindi sui lati corti della cornice, insomma. Infatti, se andate a toccacciarlo dopo che è rimasto acceso per un po' di tempo, vi accorgerete che quelle lampade scaldano tantissimo. Non pensavo però che un LCD potesse raggiungere questo tipo di qualità, infatti sono rimasta decisamente stupita. Passiamo ora al 4K. Che cosa vuol dire 4K? Semplice, la quantità di pixel contenuta all'interno di un pannello è esattamente 4 volte quella del Full HD, esattamente 3840x2160. L'HDR invece, High Dynamic Range, questo è il significato dell'acronimo, è una tecnologia che purtroppo non è visibile attraverso la camera, quindi io riprenderò dopo la TV con un contenuto a 4K HDR, ma non vi accorgerete assolutamente della differenza perché è percepibile solo dall'occhio umano. In poche parole, ne aumenta il contrasto, la nitidezza, i colori sono molto più accesi, diciamo che l'immagine è molto più vivida, più viva, trasmette molte più emozioni rispetto a una normalissima, diciamo, TV. Spendo qualche parola sul design di questa TV perché è molto sottile, o perlomeno è sottile ma non come alcuni altri modelli di altri brand che esistono sul mercato. Infatti lo spessore è più o meno di un centimetro, con una cornice sottilissima circondata da un bordino color dorato che è fighissimo. Molto molto elegante e devo dire che questo tipo di design si addice realmente a qualsiasi tipo di salotto. Nella parte inferiore della cornice invece troviamo i due speaker, ma anche di questi vi parlerò più tardi. Ora però è arrivato il momento di parlare delle caratteristiche tecniche di questo TV Bravia XD93, non mi ricordo mai il codice. Ciao, andiamo! Sony Bravia XD93 è un televisore da 65 pollici con diagonale da 164 cm ed un peso di circa 29 kg senza piedistallo. Il display è un Edge LED con risoluzione 4K HDR. A bordo troviamo un processore X1 4K Ultra HD che usa algoritmi avanzati per eliminare i disturbi e migliorare anche i più piccoli dettagli. Presente anche la tecnologia 4K X Reality Pro, che migliora ogni singolo pixel per offrire immagini nitide e realistiche. La connettività è affidata ad una presa SCART, 4 HDMI, 3 porte USB, un'uscita dedicata alle cuffie e una invece all'audio digitale. Presente anche la porta Ethernet, il supporto al Wi-Fi di ultima generazione e quello al Bluetooth 4.1. Sony Bravia XD93 è inoltre compatibile con Google Cast e Miracast per inviare contenuti direttamente dallo smartphone. Per quanto riguarda infine l'audio, Sony ha abbandonato gli speaker laterali a favore di una soluzione più tradizionale. Gli altoparlanti si trovano ora sulla parte inferiore del televisore e sfruttano la tecnologia Clear Audio Plus per offrire un suono nitido ma con bassi non particolarmente potenti. Ecco qui il telecomando di Sony Bravia XD93, come potete vedere è un pezzo di gomma unico, questo fa sì che se rovesciate qualcosa sopra il telecomando non gli accadrà nulla. In tutto questo però abbiamo dei difettucci perché non è il retroilluminato, inoltre la corsa dei tasti è veramente breve e al buio non vi accorgerete. Dai però, picciati!
Al buio non vi accorgerete quali tasti state schiacciando, quindi schiaccerete un sacco di roba a caso. La cosa più bella di questo telecomando sono questi due tasti. Il tasto Netflix, si vede tutta la polvere, il tasto Netflix e il tasto Google Play. Attraverso il tasto Netflix potete accedere direttamente ai contenuti forniti da Netflix senza necessità di installare l'app, perché è già installata. E poi abbiamo il microfonino per la ricerca vocale. Il telecomando si collega alla TV in due modi: con l'infrarosso, quando dovete fare lo zapping e cambiare canale, vi collegherete invece con il Bluetooth quando dovrete trasmettere il comando vocale. Va bene, telecomando è fatto, adesso andiamo a vedere subito come funziona Android TV. Dai! A bordo di Sony Bravia XD93 troviamo Android TV. La schermata principale include una serie di contenuti suggeriti e di app preinstallate, tra cui Spotify, Netflix, PlayStation Video ed Infinity. Da qui è possibile inoltre selezionare uno dei vari ingressi disponibili, selezione che potete effettuare anche premendo il tasto dedicato del telecomando. Troviamo poi nuovamente le app e i giochi, mentre al termine della schermata avrete il pulsante delle impostazioni. Da qui potete settare l'audio, l'illuminazione del LED, gestire le applicazioni e la rete, impostare Google Cast e persino collegare una tastiera esterna. Non manca poi la possibilità di aggiungere altri account Google oltre a quello principale, indispensabile per poter utilizzare il televisore. Android TV ospita anche il Google Play Store, il marketplace da cui potete scaricare nuove app per arricchire la vostra esperienza. Fondamentale infine è il tasto Action Menu, che vi permette di settare l'immagine secondo le vostre esigenze. Da qui infatti potrete decidere se attivare o meno il 3D, quale livello di luminosità usare, come regolare l'intensità del nero e così via. Passiamo ora ai pro e ai contro di questo Sony Bravia XD93. Innanzitutto, tra i pro abbiamo il design, che è molto minimale e si addice a ogni tipo di salotto. Inoltre, nonostante sia un 65 pollici, anche nel mio salotto, che è piccolino, ce l'ho posizionato a 2 metri più o meno di distanza dal divano, assolutamente non dà fastidio e l'effetto è veramente bellissimo. Oltretutto è facilissimo da montare, perché all'interno della confezione troviamo un supporto centrale che è un monoblocco praticamente ed è assolutamente stabile e solido. Questo però ha un problema: non si può ruotare, quindi facendo questa cosa qui con la TV, niente, non funziona. All'interno della confezione poi è compresa anche la staffa per il muro, non dovete quindi spendere altri danari per alloggiarla sulla parete. Io ovviamente non ho lo spazio necessario, l'ho lasciata sul suo supporto. Mi ha stupito tantissimo la qualità dell'upscaling dei contenuti in SD e in HD. Infatti, per esempio, la TV normale o molti contenuti di Sky non sono neanche in HD, quindi immaginatevi come si vedono su un 4K. L'effetto comunque è ottimo, non sono super sgranati, poco definiti, perché il processore di questo Sony Bravia comunque rielabora l'immagine in modo da poterla rendere migliore da guardare su una TV così grande. Inoltre anche la visione dei contenuti in 4K e HDR è ottima, il problema è trovare contenuti in 4K HDR. E questo è un grossissimo problema. In ogni caso, ho scritto un articolo su Tech Princess che vi consiglio di andare a vedere, dove vi spiego come trovare, quali sono i servizi che offrono contenuti in 4K HDR. Andatelo a leggere, lo trovate nel box qui sotto. Ultima nota di merito per questo Sony Bravia XD93 è il supporto per il 3D. Tantissimi produttori l'hanno eliminato, invece Sony lo supporta ancora. Per esempio mio papà piace tantissimo, non so perché, ma lui è super appassionato. Purtroppo però gli occhialini non sono contenuti all'interno della confezione del TV, quindi dovete un po' arrangiarvi. Zan 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 zan! Ora passiamo alle note dolenti, questo era un esemplare di nota dolente. Allora, non si può ruotare come dicevo prima, quindi rimarrà sempre fermo. Se volete, che ne so, girarlo, dovete girarlo completamente ed è molto pesante e molto delicato. Pesa più o meno 29 kg, quasi 30.
quindi è pesantissimo e state attenti quando lo dovete spostare, almeno in due, grazie. Altra cosa migliorabile di questo Sony XD93 è il telecomando, ve l'ho fatto vedere prima. Il telecomando è un monoblocco, ha una gomma unica e i tasti sono appena appena in rilievo, hanno una corsa brevissima. Il problema è che fate fatica a riconoscerli tra di loro essendo così bassi, ma soprattutto non sono retroilluminati. La sera vi capiterà di schiacciare tasti a caso e non lo so, vedrete delle robe che non volevate. Ah, mi stava cadendo, no? Vedrete delle robe che non vi va di vedere e vi metterete lì ad accendere la luce cercando di ricambiare canale. Insomma, si può fare di meglio con questo telecomando. Android TV è veramente bruttarello. Questo però non è colpa di Sony, è colpa di Google che non sta più aggiornando questo sistema operativo. Infatti molto spesso capita di avere dei rallentamenti quando si cambiano i canali, oppure quando si fa zapping, oppure quando si cambiano le sorgenti, non so. Dal decoder di Sky per passare a Xbox, a PlayStation, a Nintendo Switch o quello che volete è sempre un delirio, perché non è rapido, non è fulmineo, non è scattante, non è Usain Bolt. Mi è piaciuta la battuta? No, niente. Comunque, Android TV non è proprio il massimo. Inoltre, il fatto che non sia aggiornato fa sì che non ci siano tantissime app. Io mi aspettavo, oh, Android TV, chissà che figata sarà, sarà piena di app, piena di cose. E invece no, ce ne sono pochissime e io ci ho rimasta malissimo. Povera me. Nel complesso quindi questa Sony Bravia XD93, non so mai se si dice il TV o la TV, ditemelo, fatemelo sapere che così io lo so. Ecco, la TV nel complesso è davvero un ottimo prodotto. Se avete l'occhio quello clinico per i tipi di pannello, per il tipo di qualità, magari vedrete che sì, i neri sono molto buoni, che l'immagine è molto buona, però il local dimming è un po' così così. Invece se siete un utilizzatore medio vi accorgerete che l'immagine è veramente ottima, probabilmente non avendo l'occhio clinico non vi accorgerete del local dimming, che funziona come dicevo così così, però magari troverete dei problemi in Android che è un po' lento. In ogni caso è un ottimo TV. Prezzo di listino siamo sui 3.499 euro, ma su Amazon lo trovate anche a qualcosina di meno. Il mio consiglio comunque è quello di andare in uno dei negozi, delle catene, quelle che trovate in giro che vendono elettronica di consumo, per vedere con i vostri occhi la qualità del televisore, perché purtroppo attraverso la lente della camera non è fattibilissimo farvi vedere la qualità dell'immagine, che diciamo alla fine è quello che conta per scegliere un TV. Direi che questo video termina qui, io spero solo che vi sia piaciuto molto, anche perché è la nostra prima recensione dedicata a un televisore e ne arriveranno altre, statene certi. Mi raccomando, ricordate di iscrivervi al canale, tanti like, tanti baci, tanti abbracci e andate a vedere i video che vi consigliamo qui a lato, perché siamo sicure, cioè sono sicura che vi piaceranno. Tiè! Intanto, baci e abbracci a tutti, io vado ancora a godermi per qualche giorno la TV prima di restituirla, ciao ciao!